Mimmo, secondo me è un buon gioco. Peccato che però lì davanti arrivano pochi palloni. Arrivano pochi palloni. Pochi palloni e qualche pallone che ci arriva lo sfruttiamo male. Poi abbiamo preso un gol proprio a cazzo. Cioè, la possiamo recuperare tranquillamente questa partita alla nostra portata. In bocca al lupo. Credi. Zenone, buon primo tempo, sopra di un gol, cosa vi serve? Cosa vi serve per, diciamo, chiudere questa partita? Diciamo un po' più di concretezza sotto porta, abbiamo avuto varie occasioni, però abbiamo sprecato un po' troppo, anche perché in una partita può capitare l'episodio sfavorevole e poi potrebbe uscire un risultato negativo, ecco. Però tutto sommato è stata una buona prova. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie, Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Rubinacci contro Camouflage. La partita è finita 2-2, quindi un pareggio. Abbiamo qui due migliori in campo, Mauriello e Tursi. Andiamo prima da Tursi, dei Rubinacci. Tursi, per me era un ritorno. Un ritorno? Dopo l'ultimo torneo che ho fatto, sono uscito in semifinale, non l'ho fatta purtroppo. Però devo dire che stasera, mamma mia, è stata dura la partita. È stata dura veramente. Stata dura. Poi quando sono uscito e rientrato non è stato affatto facile, perché quando ti fermi per iniziare... Però devo dare complimenti, fare complimenti a loro, perché me ne avevano parlato. Certo. Era in campo, si è visto, sono abbastanza. No, a noi ci manca ancora qualcosa, forse siamo un po' troppi, però ci manca qualche Sergio. Elemento. Che come abbiamo detto prima ci può far fare il salto di qualità, perché ci manca qualcosa a centrocampo, secondo me. Tursi, a chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Ah, la squadra, perché un bel gruppo questo qua, secondo me torneo per torneo stiamo migliorando sempre di più, stiamo inserendo nuovi elementi e il livello sta salendo della squadra. Quindi io sono se sono un più come se sono rose più. Se sono rose ha ci fatto una. Se sono cachi. Ok. Tursi, grazie. Diventi. Sera. Mauriello, complimenti innanzitutto per il gol, come ha detto anche il tuo avversario, una partita molto tosta, equilibrata, entrambe le squadre, voi squadra molto forte. Che dire, forse nel primo tempo voi qualcosa in più la potevate fare perché avete avuto secondo me forse più occasioni, però nel complesso secondo me penso che va bene così. Sì, sicuramente meritavamo qualcosa di più nel primo tempo, che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo creato parecchie palle gol, qualcuno l'ha salvata Nani, una merda. E poi nel secondo tempo siamo forse un po' calati fisicamente, loro sono usciti perché comunque sono anche loro una bella squadra, penso che giocano insieme da tempo. Sì. A noi ci manca un po' di condizione fisica, che siamo abituati a giocare campetti più piccoli, quindi adesso ci stiamo riabituando sul campo grande. E comunque è sempre un punto contro un'ottima squadra, un punto, e penso sì. Che va bene così. Una dedica speciale per questo gol? La dedica anche io la faccio ai miei compagni, che nonostante i miei tanti infortuni, ginocchia perse eccetera, continuano a credere ancora in me e mi fanno giocare. Grazie. Grazie, in bocca al lupo per il paseo. Ciao ragazzi.